L'amministrazione ha deciso di fare un atto unilaterale in cui distribuisce i soldi destinati al contratto decentrato dei dipendenti del comune con una scelta autonoma, senza convenire nelle quantità, nelle quali progetti o risorse possano essere destinati a quali settori. Quindi questo è il motivo della nostra protesta insieme al fatto delle mancate assunzioni, che pare invece poi in queste ultime ore essere riprese anche questa amministrazione comunale, quindi una rottura di democrazia profonda nelle scelte dell'amministrazione comunale di Parma. Si va verso un nuovo sciopero? Non lo escludiamo, sta nelle forme della protesta e chiaramente noi cominciamo e ripartiamo da una manifestazione per far rendere conto ai cittadini che dopo 2 anni e mezzo di mandato la responsabilità sono comunque di questa amministrazione sulle scelte che sta facendo. Sicuramente i dipendenti comunali non possono che riscontrare un atteggiamento da parte dell'amministrazione assolutamente negativo nei loro confronti. Non c'è da parte dell'amministrazione volontà di valorizzare le professionalità che sono la colonna portante della macchina amministrativa e dei servizi resi al cittadino. Quindi sicuramente voglio dire dei lavoratori che si sentono non solo poco valorizzati, ma anche poco incentivati. Voglio dire, no, a creare sostanzialmente, no, quella collaborazione di cui l'amministrazione dovrebbe, voglio dire, no, vivere. Chiaro, che questa è una responsabilità unica e principale da parte dell'amministrazione che non riesce a creare delle condizioni per esercitare un benessere organizzativo.